potete vedere, appena io inserisco 8 e 5, vedete che grazie al slash n, il famoso premere un tasto per continuare si è messo a capo. Ok ragazzi, questo è tutto. Se avete dubbi, problemi per quanto riguarda se volete fare altri programmi, che siano la divisione o il prodotto o altri, commentate e magari se volete sapere altre informazioni per quanto riguarda le basi del C, non esitate a scrivere nei commenti. Cercherò ovviamente di rispondervi e di esaudire le vostre richieste. Per questo è tutto, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.